Presentato a Milano, Una vita tranquilla, un film di Claudio Cupellini con protagonista Tony Servillo. Abbiamo cercato di usare tutti gli stratagemmi narrativi, che siano visivi o che siano di parlata, per riuscire a raccontare bene questi personaggi e i loro sentimenti, anche nei momenti in cui non parlano, per riuscire a non dover sempre verbalizzare dei sentimenti, ma anche a mostrarli come deve fare il cinema. Il noir mi piace molto, sono felicissimo di aver fatto finalmente un film così. E le ispirazioni sono tante ovviamente, ma poi dopo uno cerca di fare il proprio film e con Tony ci siamo divertiti moltissimo. Funziona ancora con il cinema in Italia, uscendo, cercando di farlo al di fuori dai circuiti dei vari baci, bacetti e bacini piuttosto che veronesi? Beh, io addirittura ho combattuto per arrivare a fare questo tipo di cinema, perché è il cinema che amo e sono molto contento. Sì, funziona. Vai in mattina parti. Se tutto va bene, avrai una vita tranquilla.